Buonasera ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi finalmente siamo al video in cui vi parlerò dei pennelli della Real Techniques della Bold Metal Collection. Ve li metto qui affinché li possiate vedere. La Real Techniques, scritto così, è un marchio, come sapete, di pennelli creato da due sorelle, Sam e Nick Chapman. Le ragazze sono queste, Sam sulla sinistra, Nick sulla destra. Sono due sorelle, appunto, sono due makeup artist professioniste molto molto note ed importanti, e inoltre sono un duo perché su YouTube, diciamo, sono proprio nate come sorelle Pixie Wu e a tutt'oggi esiste il loro canale, e sul loro canale già da prima di diventare così famose proponevano make-up simpatici e molto ben realizzati. Hanno creato questo marchio Real Techniques e sono uscite tempo fa con una collezione iniziale. Dopodiché, nel 2015 sono uscite sul mercato con questa seconda collezione, la Bold Metal Collection, che nemmeno è uscita e neanche a dirlo è subito diventata famosissima, spopolato. La Real Techniques è, diciamo, statunitense, non molte lo sanno, nonostante le ragazze siano inglesi. La Real Techniques, vedete qui, Bold Metals e Real Techniques sono due marchi registrati negli Stati Uniti. Ecco perché questi pennelli sono usciti appunto prima lì ed hanno tardato un paio di mesi prima di arrivare in Europa. Oggi sono reperibili in Italia presso il canale di vendita online BB Cream Italia. E vi consiglio anzi di visionare la pagina Facebook di B-Cream Italia e tutti i loro dati, il loro sito internet ovviamente. Io, come sapete, di recente ho avuto la possibilità di recarmi negli Stati Uniti e dunque ho deciso di acquistare questo pennello, che è, per l'esattezza, ve lo mostro qui, vediamo se la luce mi permette di, eccolo qua, è il 200 Oval Shadow, quindi questo pennello occhi da sfumatura. Perché ho, però prima ve ne ho mostrato un altro, e per l'esattezza questo, perché nel mese di marzo al Cosmoprof questi pennelli della Bold Metal Collection sono stati presentati in anteprima e dunque io avevo avuto la fortuna di trovare il numero 300 Tapered Blush, che serve appunto per l'applicazione del blush. Come vedete l'ho usato stamattina, quindi qui è un pochino sporco, però diciamo la forma è questa. Se anzi vi interessa la review di questo pennello, vi prego di visionare qui sotto nell'info box, perché vi linkerò il video che avevo già realizzato in passato, ed inoltre nell'info box troverete tutte le informazioni ai miei social, quindi in particolare al mio blog, Twitter, Pinterest, Instagram e pagina Facebook. Ma andiamo a questo pennello. Ora ovviamente ve lo vado ad aprire, ma prima di aprirvelo un ultimo dettaglio. Allora, abbiamo visto la foto delle due sorelle, abbiamo visto il nome del pennello, abbiamo visto qui in basso di dove sia questa azienda e abbiamo spiegato il perché abbia tardato ad arrivare prima in Europa e poi in Italia, e poi rimane da vedere insieme questo piccolo quadratino simpaticissimo. Di che cosa si tratta? Allora, questo è un QR code. Che cos'è un QR code? Allora, queste due sorelle hanno avuto un'idea fantastica, secondo me, cioè hanno aggiunto qui dietro questo quadratino che, con una semplice applicazione scaricabile sul vostro smartphone, io ad esempio ho scaricato, vi mostro, Quick Scan, che è gratuita. Voi potete appunto passare allo scanner il QR code, semplicemente così, vi mostro. Ecco, vedete, queste sono applicazioni. Vediamo se con la luce si mette davanti il QR code, si aspetta che, diciamo, l'applicazione agganci il quadratino, dopodiché parte il video. Io, sapendo che c'era la confezione e che avrei avuto anche difficoltà nel farlo agganciare dallo scanner, mi ero opportunamente preparata con l'altro mio cellulare e vi mostro che cosa parte in questi casi. In questi casi, quando il sistema aggancia il QR code, parte in anteprima sul vostro canale YouTube il video delle due sorelle Chapman, che vi mostrano il tutorial e dunque l'utilizzo di questo pennello. Vi mostro brevemente. Introduce you to the number 200, which is an oval shadow brush in platinum. Now this brush can be used with cream or powder products and it fits the lid perfectly, so it's a perfect size for one quick all-over application. Dunque, adesso senza che andiamo avanti,
La cosa simpaticissima è che qualunque pennello voi acquistiate della Bold Metal Collection avrete questo piccolo codice che vi potrà aiutare a vedere un tutorial su come, su quali sono le caratteristiche principali del pennello e niente, vi aiuterà in questo tipo di analisi. Ovviamente il tutorial è in inglese, ecco perché io vi voglio aiutare anche con la lingua italiana. Apro insieme a voi il pennello in modo che lo possiate vedere. Allora, io già l'altra volta avevo avuto qualche difficoltà, dunque ormai ho imparato. Vi consiglio per semplicità di aprire la confezione da sotto e di estrarre il pennello, perché se lo aprite da sopra veramente ci vuole tanto. Lo staccate da qui senza paura, perché la piccola, diciamo, il piccolo adesivo che è stato messo qui sotto in verità non rovina il pennello, perché vedete il pennello è stato protetto con un piccolo cellophane, quindi questa colla che vedete, eccola, vedete la colla, non rovina assolutamente il pennello. La prima volta, devo dirvi la verità, mi era preso un colpo. Ecco dunque il pennello, come l'altro, ora vi levo la carta affinché possiate seguirmi, come già l'altro, vedete la forma è assolutamente stilizzata, ossia è rastremata sul fondo, dunque elegantissima, inizia cicciotta e finisce sottile, per cui la linea è assolutamente, voglio dire, discreta ed elegante. E le setole sono tutte setole sintetiche, quindi questi sono pennelli cruelty free, il che mi sembra un valore aggiunto veramente importante. Abbiamo il logo impresso qui in alto, altro dettaglio che rende questi pennelli assolutamente di classe, e le setole sono ovviamente morbidissime. Il fatto che siano bianche, va detto, da molte ragazze viene apprezzato, perché molte ragazze vogliono avere l'evidenza che il pennello sia pulito quando lo vanno ad utilizzare. Su una setola scura ovviamente lo sporco non si vede, sul bianco lo sporco si vede. Dunque il fatto che sia possibile tenere, diciamo, sotto controllo quello che è lo stato di pulizia del pennello da molte youtubers e makeup artist viene assolutamente apprezzato. La forma di questo tipo non è solo estetica, ma è anche funzionalità, perché questi pennelli sono bilanciatissimi un pochino verso la punta, per cui vedete, se io li tengo così rimangono perfettamente in equilibrio e sono come dire molto molto maneggevoli. La forma inoltre è sufficientemente grande per, come dice nel video una delle due sorelle Chapman, per avere una, diciamo, applicazione one step, ossia con un solo colpo potete applicare l'ombretto su tutta la palpebra, ovviamente a meno che non abbiate una palpebra piccolissima, e sfumarlo. Da molte ragazze inoltre viene usato nella, già che comunque è leggermente, vedete, tapered come dicono gli inglesi, cioè leggermente appuntito, viene usato anche per sfumare nella rima inferiore il colore. Ed infine molte altre, essendo questo un pennello abbastanza cicciottello come vedete, lo utilizzano anche per il concealer, quindi per l'applicazione del correttore nella zona triangolare che giace sotto i nostri occhi. Dunque questo pennello, devo dire, mi sembra assolutamente all'altezza dell'altro che vi avevo mostrato, il 300. Il 300 già l'ho usato, come vedete torna veramente pulito, e diciamo, guardate quante volte l'ho usato, torna assolutamente pulito, per cui questa è una garanzia. Altra cosa che voglio farvi notare, e che già nell'altro video vi avevo fatto notare, la linea per il viso è color, direi, oro giallo, rame, non so come definirlo, vedete già l'astro, molto bello, e il dettaglio che le setole inizino con un colore rosato e che riprende questo mi sembra un altro dettaglio di classe. Qui invece queste setole iniziano direttamente un bianco, sì, forse un bianco grigio, un bianco, comunque a proseguire naturalmente quello che è invece il color acciaio scelto per i pennelli della linea occhi. Io, care ragazze, vi saluto, spero che questo video anteprima del pennello 200 vi sia risultato interessante ed utile, e se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace sotto il mio video, e vi sarei grata se, perché no, se vi sottoscriveste al mio canale YouTube o al mio blog o a uno qualunque dei miei socials. Ci tengo ai vostri commenti, mi fa piacere che scambiamo qualche opinione, dunque vi aspetto. Care ragazze, un saluto e a presto, ciao!